Oggi è un appuntamento molto particolare per la nostra emittente perché siamo qui nella casa in Romagna di Dario Fo, questo grande premio Nobel 1997. Ho personalmente conosciuto anche Franca in occasione di Cervi la spiaggia, mi libro, una grande donna molto impegnata per la lotta di quelle che sono tutte le libertà che vengono impedite, siano uomini o donne, donne in particolare. E vuoi anche la vicenda che ha toccato Franca in quel famoso anno 1973, una donna fortemente segnata che ha voluto fortemente, l'ha completato proprio negli ultimi giorni della sua vita, questa in fuga dal Senato. E a me piace particolarmente questa copertina del libro che poi porta una Franca Rame che scappa in bicicletta da Palazzo Madama. Ma perché scappa? Perché non può più accettare un andamento del genere. Lei era arrivata al Senato convinta di trovare delle persone che potevano insegnare molto, con tutto che lei ha fatto un'esperienza enorme davanti ai problemi della società, della dignità, della giustizia, del lavoro. Ha partecipato a manifestazioni anche pericolose dal punto di vista naturalmente del rapporto con la polizia e via dicendo. E invece si è trovato in un ambiente falso e soprattutto costruito umanamente, dove ha scoperto che le persone non pensano a realizzare un impegno che hanno preso con i votanti, ma sviluppano quelli che sono i propri interessi. Ha trovato insomma una forte delusione e soprattutto una mancanza di generosità, l'essere arroccati dentro, come dicevo prima, i propri interessi e soprattutto la carriera. E questo l'ha sconvolta, anche perché mettevano sul piatto di un programma una certa problematica e alla fine fuggivano tutti, soprattutto quando diventava duro il momento di imporre a giudici, naturalmente, anche certe volte propensi a pensare a realizzare un programma, ma il disastro era questa solitudine, cioè cominciare in 10, 15 e trovarsi da sole ogni volta era una costante. Una denuncia non tanto di scandali, ma di mancata informazione. Questa era la cosa che faceva più arrabbiare Franca Rame. Sì. Anche questo lei ripeteva sempre: siamo il paese più disinformato che esista sulla terra. E poi lei lo faceva naturalmente, queste osservazioni le faceva con ironia, con sarcasmo. La satira era il nostro mestiere, era il nostro linguaggio. E nello spettacolo che noi realizziamo ci sono dei pezzi veramente divertenti sul piano delle situazioni e sul piano degli svolgimenti. Poi naturalmente aveva capito anche che cos'era la macchina dentro il potere. E c'è un monologo che lei recitava, aveva già recitato, e che era una specie di dialogo con il responsabile, il presidente del Consiglio di allora, e faceva delle domande, fingendo che dall'altra parte ci fosse il tentativo di rispondere, ma la risposta non arrivava mai. Andiamo invece a vedere questo titolo, un titolo che poi è anche un memoriale, dicevamo, La fuga dal Senato, memoriale che porta dentro di sé non solo il suo periodo dal 2006 al 2008 in Senato, ma porta dentro anche dei feedback nel passato, un pochino di passato c'è. È molto, ci sono delle memorie ben chiare, soprattutto quando parla di lei, della ragazzina che scopre il valore della
del sapere, della conoscenza, del leggere, dello studiare. In bicicletta a un certo punto per poco non viene così travolta da un uomo che porta sul tetto della propria macchina dei libri, e i libri finiscono tutti per terra. E allora questo uomo scende, è un venditore di libri, così al minuto, no? E lancia i libri che sono caduti per terra addosso a Franca, il quale non capisce questo risentimento. E dice, ma non capisce che per poco io ti tiravo sotto, ti ammazzavo. E tutto perché vai in giro così, sulla bicicletta, come fosse tutto il mondo tuo, eccetera. Ma che cosa vedi nelle cose, che cosa sai, che cosa conosci? E allora lei si trova con dei libri proprio buttati e rimasti per terra e comincia a studiare. Una mia amica Federica dice che lei potrebbe essere definito il Samuel Beckett del Novecento. Io invece direi che questo Samuel Beckett, il teatro dell'astratto di Samuel Beckett, ora è divenuto il teatro della concretezza, grazie anche all'ultimo apporto di Franca, che ha dato un impulso, credo, molto forte all'ultima parte dei suoi lavori. Io ho imparato ad assorbire tutto quello che mi passava vicino, a non metterlo in un catalogo, ma a studiarlo, a capovolgerlo, a verificarlo. E quindi quando mi dice Samuel Beckett, per me è stato veramente un altro dei grandi maestri. L'ho conosciuto, ho avuto la possibilità di parlare lungamente con lui, ho visto la sua compagnia recitare, erano carcerati. E ho imparato da lui, però ho imparato anche dai più semplici. Per esempio gli attori che venivano dall'avanspettacolo, gli attori che facevano la rivista, i cantori per la strada e soprattutto tutta la conoscenza forse più grande. L'ho ricevuta dal teatro popolare. Forse anche grazie a questo lei riesce a reinterpretare, come nel suo ultimo libro, uscito proprio il 10 di aprile, passiamo ad un'altra chicca che oggi vogliamo regalare ai telespettatori, La figlia del Papa. 10 di aprile esce questo, di quest'anno proprio, esce questo suo grande capolavoro. Io che sono un'appassionata di storia e sono d'accordo nella sua nuova reinterpretazione della figura di Lucrezia Borgia. Perché? Prima di tutto perché c'è stato un appropriarsi di una dimensione importante della vita di una persona, di una donna, piena di fascino, piena di intelligenza, che a un certo punto ha un'evoluzione in mezzo alla morte, in mezzo alla violenza, in mezzo ad omicidi pesanti e corruzione e giochi di potere infiniti, e si rende conto piano piano che della inutilità di questo andare a sbattere, a muoversi, come diceva un poeta del tempo, salire sulle teste degli altri pur di essere più il maggiore, no? Distruggere la dimensione umana di chi ti sta sotto per avere la possibilità di primeggiare. Ma io non ho scritto questo testo pensando di fare i paralleli, e anzi evito di farli spesso perché è troppo facile, specialmente facile con una società come la nostra oggi, che è tutta piena di corruzione, di furbizia, di violenze, di infamità, di soprattutto l'infamia della bugia, della menzogna, ecco, tutte le cose si fanno per un interesse e si applaude a quello che è l'indegno. Non è che si dice, ma calma, almeno dico, la gente del tempo di Lucrezia, come a cominciare da suo padre, avevano ogni tanto delle crisi terrificanti. Infatti lui, proprio il Papa per antonomasia, a un certo punto butta all'aria tutto, è deciso a rifare la Chiesa, vuol reality, e poi non ci riesce perché
il salto che deve fare è troppo grande e verrebbe travolto da tutti quelli che non vogliono cambiare niente della vita che è comoda a loro. Un'ultima riflessione, è iniziato come un romanzo, poi è divenuto un dialogo, quasi anche un battibecco tra i personaggi, da quanto posso aver capito. Sì, è vero, infatti il gioco del dialogo è fondamentale, del confronto, quello che nel teatro si chiama il doppiaggio della realtà. Spero di non aver dimenticato nulla in questa intervista che lei gentilmente ci ha regalato. Io vorrei invitare il pubblico a venire il 25 a San Marino a seguirla, perché credo che dovranno aspettarsi qualche cosa di molto particolare. Poi il 30, ricordiamolo, al Teatro Bonci di Cesena, c'è un'altra data in giugno, non ricordo bene dove, ma comunque potranno vederlo nel suo sito ufficiale. Abbiamo dimenticato nulla, vogliamo dire qualche cos'altro? Va bene così. Bisogna, come diceva Franca, a un certo punto avere il coraggio di tacere.